Abbiamo incontrato il Presidente, abbiamo espresso il nostro apprezzamento per il metodo del coinvolgimento delle parti sociali, abbiamo espresso le nostre posizioni e il Presidente ha preso nota e ha detto che ci avrebbe fatto sapere ovviamente nei prossimi incontri se ci saranno che cosa ne penserà. Noi abbiamo sottolineato le emergenze, quelle di un tema che riguarda le diseguaglianze sociali in questo paese, che riguarda chi il lavoro ce l'ha e rischia di perderlo, chi non ce l'ha, le diseguaglianze fra nord e sud, le diseguaglianze fra giovani e anziani completamente disoccupati, e abbiamo chiesto una serie di scelte di politica economica e finanziaria che siano in grado di sostenere lo sviluppo e gli investimenti. Ovviamente per quello che ci riguarda il blocco dei licenziamenti, la proroga del blocco dei licenziamenti e la proroga degli ammortizzatori sociali sono strumenti indispensabili per mantenere la coesione sociale in questo paese e per avere il tempo di fare le riforme degli ammortizzatori sociali e delle politiche attive del lavoro. Sul mondo della scuola avete trovato la quadra? No, abbiamo espresso le nostre posizioni, non c'è stato un confronto nel merito delle questioni. Sul mondo della scuola noi abbiamo detto che non abbiamo pregiudiziali a discutere di nulla, ma la scuola va affrontata sotto tutti i profili e non solo quello dell'apertura di ulteriori 3 settimane. Ricordiamo che ci sono 200.000 precari nel mondo della scuola, che c'è un tema che riguarda la sicurezza delle scuole che non può essere affrontato con i banchi con le rotelle, c'è un tema che riguarda i presidi sanitari dentro la scuola, sui quali ancora non abbiamo risposto. Quando potremo affrontare tutti questi temi possiamo parlarne tranquillamente. Non è stato affrontato neanche il tema degli affitti divertiti? No, abbiamo soltanto risottolineato la necessità dei precari che trovi soluzione a questo problema, ma non c'è stato un confronto articolato su questo tema specifico. Abbiamo noi espresso le nostre richieste e le nostre proposte. Grazie mille.